La prima domanda per me se la fai sempre io. Si diceva un collega qua presente in tribuna stampa a fine partita, collega qui presente senza fare nome e cognome. Un applauso grande lo merita solo il tecnico Erra. Questo ha detto il collega. No, non sono d'accordo, ritengo che quando si c'entra un risultato è merito di tutti, perché visto che è uno sport di gruppo è giusto che ognuno prenda i propri meriti, e quindi ritengo che la parte principale l'abbiano fatta i calciatori, perché sono loro i protagonisti principali del circo, e quindi, se così vogliamo dire, e quindi un applauso a loro che sono stati attori protagonisti con sofferenza, però questo lo sapevamo. Quindi giusto e doveroso ringraziamento a loro, che sono stati gli artefici principali, e ringraziamento a tutti coloro che, sembrerà retorica, tutti coloro che lavorano nell'ombra, e più che definirli collaboratori sono stati veramente compagni di viaggio straordinari, sia chi ha lavorato sul campo, sia i medici, massaggiatori, magazzinieri, dirigenti, accompagnatori. Non voglio fare nomi per non correre il rischio poi di dimenticare qualcuno, non sarebbe giusto. Dico tutti coloro che hanno lavorato per la causa giallorossa, ma un mio sentito ringraziamento. Il mio sentito ringraziamento a Carmine Donnarumma, perché mi ha voluto qua, e alla società presieduta dal presidente Cosentino e Jessica, che mi hanno supportato, e non ultimo Carmelo Moro, che mi è stato a fianco l'ultimo mese, quindi direi che è stato tutto un team che ha funzionato in un certo modo, e un applauso a loro. E poi che dire dei tifosi, ritengo che, non dico oggi, ma la partita di Ischia sia stata veramente il segno che questa città non ci sta al declino calcistico, ma anzi ha orgoglio. E l'ha fatto vedere domenica, la settimana scorsa, che ci hanno letteralmente trascinato, ma non solo con la presenza, proprio dopo la partita di Monopoli sembrava tutto fatto, tutto finito, invece sono stati probabilmente i primi che ci hanno ritirato su e ci hanno fatto ricredere in quello che poteva essere l'obiettivo finale. Visto, lei l'ultima volta, purtroppo siamo stati sconfitti dal Monopoli, aveva detto in giro squadra, purtroppo psicologicamente non è forse all'altezza. Oggi invece è dimostrato proprio psicologicamente di esserci, di voler centrare l'obiettivo, anche se a tratti, soprattutto con lei, anche se a tratti magari qualcuno, non la squadra. Io voglio essere più sintetico, tutto è bene quel che finisce bene, e io intendo un altro tipo di calcio. È stato, abbiamo centrato un risultato con sofferenza, grazie a questi ragazzi, e anche oggi è stata dimostrazione di grande attaccamento, di grande determinazione. No, assolutamente, dico, sono andati oltre i loro limiti. Tra l'altro anche oggi avevamo diversi acciaccati, in più qualcuno che era a pieno regime è venuto anche un po' meno, e quindi francamente poi si fa difficoltà a giocare anche contro una squadra giovane, spensierata, che non ha nulla da chiedere, si va in difficoltà contro chiunque. No, prima di siamo finalmente arrivati alle 18 dell'ultimo giorno, e poi magari ti chiedo. Però ti volevo chiedere giusto un attimo sulla partita. Onestamente, appunto, l'hai detto tu, insomma, oggi ho visto un Catanzaro veramente per certi versi molto molto rivedibile, forse il peggior Catanzaro dell'ultimo periodo, no? E onestamente, sono estremamente sincero, non mi ha convinto neanche quello, la disposizione iniziale che avevi scelto. Mi spieghi un attimo perché e che cosa è successo? Perché avevamo Garufi, per giocare a tre avevamo Garufi che non aveva più di 20-25 minuti di autonomia, perché fermo letteralmente. Da due settimane si è allenato solo da mercoledì a pieno regime. E davanti a Godrina aveva qualche acciacco, Agnello aveva qualche acciacco, Razzitti aveva qualche acciacco, quindi Calvarese lo stesso. E quindi quando si fa una somma, ho cercato perlomeno di avere due centrocampisti fermi, più che altro bloccati, cercare di giocare con due attaccanti centrali, in modo tale che si potessero cercare con delle combinazioni che abbiamo anche provato, abbiamo fatto anche
in altre volte quando abbiamo giocato a due. Non è andato, ma non è andato. Io non, mi fermerei al discorso del 4-4-2 o 4-3-3, è proprio perché abbiamo anche subito un po' l'impatto psicologico. E, secondo me c'era tensione, la si percepiva. E siamo arrivati veramente un po' con i cerotti a questa partita. Sei d'accordo con Buttissimo? Ho detto prima, non abbiamo fatto una buona partita, però l'importante quest'oggi non era, era la sostanza, prendere quello che contava, cioè 3 punti. E bene così, ho detto prima, è stato uno scampato pericolo, secondo me quest'anno abbiamo rischiato grosso e ci serve da lezione. Sì, per me è stata un'esperienza bella, intensa, 6 mesi nei quali ho avuto elogi, ho avuto critiche, ho avuto contestazioni, ho avuto rispetto, quindi ho avuto tutto quello che si può avere. Non mi sono fatto mancare niente, ma sono fiero ed orgoglioso di essere stato l'allenatore del Catanzaro. E quello che diceva lei, in pratica io non ho potuto, cioè non si è intervenuto in niente su quello che si poteva fare, quindi francamente uno ha cercato di adattarsi a quello. Mi sono io adattato spesso alla squadra cercando di andare a rattoppare e far sì che ne uscisse un qualcosa di dignitoso. A volte ci è riuscito, a volte no, e però complimenti nuovi ai miei giocatori che sono stati bravi. Diciamo che non c'è stata alternativa al menù che avevano presentato. No, diciamo che oggi era importante vincere, al di là di Razzetti e non Razzetti. Bisognava vincere per evitare i play-out. Abbiamo combattuto un anno intero, dall'8 giugno quando ci siamo trovati, l'8 luglio quello che era. È stato un anno veramente difficile, però alla fine ci siamo presi quello che meritavamo, perché veramente abbiamo lottato dal primo giorno che ci siamo presentati qua a Catanzaro e ci siamo tolti anche delle belle soddisfazioni, visto quello che si diceva, quello che si sentiva, quindi abbiamo zittito un po' tutti, dai. Senti, il gol è stato con la dinamica, anche col lavoro di Agodirin, insomma, che ti ha permesso poi di arrivare alla conclusione. Sì, è stato bravissimo Mancuso a mettere la palla. Mancuso sulla sinistra. Agodirin è stato bravissimo a scaricarla, io per fortuna mi sono trovato là e ho fatto gol, però il merito è sicuramente di Agodirin, di Mancuso e di tutta la squadra, perché anche dietro abbiamo rischiato poco, nonostante non abbiamo fatto sicuramente una partita importante sotto il punto di vista del gioco, però c'era anche tensione, c'era lo stadio pieno e quindi alla fine i 3 punti che contavano li abbiamo presi. Da come hai vissuto questa stagione in cui chiaramente il centravanti di una squadra viene sempre messo un po' sotto i riflettori? No, ma l'anno scorso mi sono preso gli applausi perché facevo sempre gol. Quest'anno per una serie di cose i gol sono venuti meno e quindi sono arrivate le critiche. Finché mi criticano perché non faccio gol mi va bene, finché quando mi criticano per gli atteggiamenti o per lo scarso impegno non mi sta più bene, perché io sono un professionista e posso star bene, posso far male, cerco sempre di dare il 110%. E ho sentito troppe voci, ci sono state troppe cose che mi hanno dato fastidio quest'anno. Sono contento perché col Melfi ho iniziato la mia avventura a Catanzaro facendo gol e col Melfi ho chiuso quest'anno facendo gol, salvando la squadra insieme a tutti i miei compagni, quindi la soddisfazione più grande è questa. Il tuo futuro? Hai chiuso come anno solare, l'anno calcistico? Hai chiuso l'anno? No, ho chiuso l'anno e poi si vedrà. Sicuramente non è stato un anno positivo come l'anno scorso, sicuramente. È anche difficile, in una stagione difficile, anche cioè, giudicare il rendimento di un calciatore è sempre difficile, ecco, per noi. Sicuramente, però non voglio far polemica, però ci sono state tante cose che non mi sono piaciute. Ringrazio comunque il pubblico oggi perché sono stati veramente fantastici. È un peccato averli visti solo oggi così, perché questo è uno stadio veramente che con queste presenze vince la partita da solo. E penso che Catanzaro meriti qualcosina in più. Portare la gente allo stadio così, ci vuole un progetto importante per fare venire la gente, per la gente oggi ha dimostrato di aver fame di calcio, quindi speriamo che dall'anno prossimo ci siano 7.000 persone tutte le domeniche.
Luca, hai finito con la fascia da capitano una stagione tribolata. Sì, ci avevamo messi d'accordo con Squillace, che, visto che se l'è fatta addosso me l'ha lasciata il secondo tempo, una parte di scherzi, dai. Una grande gioia, oggi veramente vengo in infradito qui perché l'altra volta non era piaciuta la cosa, quindi oggi posso permettermi di dire e siamo felicissimi perché abbiamo raggiunto, non penso che sia un banale obiettivo di una stagione, ma per come vedo io il calcio penso che da oggi è stata posta una grandissima base per una grande ripartenza per una società storica, quindi sentivamo il peso di questo. E ringraziamo ovviamente il pubblico di oggi che è stato meraviglioso, ancora di più ringraziamo i 250 pazzi che sono venuti a Ischia e ci hanno aiutato a rendere possibile quello che dopo Monopoli forse era un miracolo. Mi ricordo, ero qui dopo Monopoli e ci volevo credere, ma anche io dentro di me facevo fatica per la delusione, quindi abbiamo posto le basi per un grande futuro, ecco, quindi questa è la cosa che mi rende più orgoglioso e soprattutto i miei compagni che posso dire si sono dimostrati fin dal primo giorno, con me compreso, 25 giocatori scarsi, però 25 uomini che calcisticamente parlando hanno messo sempre grande dignità, hanno onorato la maglia e penso che questo ci vada riconosciuto, ecco, quindi è una delle cose che mi rende veramente orgoglioso.